Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo del FOV e del POV, o meglio dell'FOV e del POV, o meglio del campo visivo e del punto di vista. Qual è la differenza sostanziale tra i due? È che praticamente l'FOV è un valore assoluto che non cambia mai e invece il punto di vista è un valore che cambia in base ad alcuni elementi. Quindi il nostro campo visivo, il field of view, è un valore assoluto, come dicevo, che va calcolato. È semplicemente un valore che viene restituito in base a degli elementi che ogni utilizzatore deve fornire, dando ad esempio la dimensione del proprio schermo, la distanza degli occhi allo schermo e altri dettagli che ritroverete sul sito che vi lascio in descrizione, anzi sui siti che vi lascio in descrizione, che vi danno appunto la possibilità di calcolare il vostro FOV. Fatto questo, va impostato nel vostro simulatore e non si muove più. Una accortezza comunque da fare è quello comunque di andare a testare, perché questi calcolatori a volte danno dei numeri che non sono proprio, diciamo, adattati a quello che è, diciamo, la simulazione. E come si fa a vedere se funziona? Semplicemente quando voi riuscite a mettere l'auto dove volete, lì troverete il vostro FOV corretto. È ovvio che questo calcolatore vi dà un'indicazione di una certa correttezza, appunto, di questo valore. Quindi l'altro elemento fondamentale qual è? Il point of view, cioè il punto di vista, il punto di osservazione, se preferite. In pratica, nella simulazione è quando si cambia la posizione del sedile, e questo point of view può influenzare non poco le prestazioni di un pilota. E sì, perché si ha la tendenza ad utilizzare il point of view, o meglio l'FOV anche, che i simulatori vi danno di base, e diciamo che è sbagliato proprio perché hanno la tendenza a mettere dei cruscotti belli in vista proprio per farvi vedere il lavoro che è stato fatto, il dettaglio minuzioso, eccetera. Invece dovremmo assolutamente concentrarci su quello che è l'essenziale nella guida. Cos'è l'essenziale nella guida? Cioè, quando guardate e che state guidando, cos'è che vi interessa realmente? Quanto è bello il cruscotto, il dettaglio, oppure la strada? La strada, ragazzi, non vi insegno nulla, ed eventualmente qualche elemento fondamentale che vi aiuti alla guida. Stiamo parlando di un tachimetro, un contagiri e magari qualche cronometro, ma non di più. Quello che vi interessa vedere è appunto la strada, è quello che sta succedendo all'esterno, soprattutto per il vostro cervello, perché se il vostro cervello è, diciamo, stimolato da troppi elementi che vengono comunque a disturbare quello che è l'elemento fondamentale che gli serve per guidare, cioè vedere dove sta andando, è ovvio che farà più sforzo e quindi avrà più possibilità di distrarsi e quindi di commettere errori. Quindi sta a noi cercare di regolare il nostro point of view in modo tale da eliminare il massimo dei fronzoli possibili, cioè dei dettagli che non ci servono possibile. Inoltre, se un field of view accompagnato da un point of view regolato male, e vi spiego, un field of view troppo alto indica che la distanza focale che avete rispetto alla vostra posizione e quello che vedete è troppo lontano, può succedere di avere quell'effetto a tubo, cioè come se stessimo viaggiando in un tubo, quindi una specie di allungamento, una specie di dilatazione della visione. E quindi cosa si ottiene? Si ottiene un effetto velocità troppo alto, anche se ricerchiamo di avere l'effetto velocità, ma non deve essere esagerato, e soprattutto avremo una distorsione per quanto riguarda il calcolo delle distanze, e quindi di conseguenza non potremmo, diciamo, essere precisi nella guida. E sappiamo quanto è importante staccare al momento giusto e sapere esattamente dove siamo proprio per affrontare le curve, e qui anche qui non mi insegna assolutamente nulla. Al contrario, se abbiamo un field of view con un point of view troppo stretto, e qui abbiamo l'effetto contrario, la sensazione di velocità sarà bassissima e soprattutto avremo una specie di appiattimento di quello che è il nostro campo visivo, e non va bene, perché anche qui il calcolo delle distanze sarà sbagliatissimo. Allora, qual è la giusta misura? La giusta misura è mettere il field of view calcolato in base a cosa? La distanza dei vostri occhi, la diagonale del vostro schermo, e qui vi ripeto, vi ho lasciato dei calcolatori, sta a voi provare. E il point of view è quello di togliere un massimo di dettaglio che non vi interessa,
sfruttate il massimo del vostro schermo per vedere essenzialmente la strada e basta. Field of view perfetto è quello dove voi riuscite ad inserire l'auto dove volete. Il point of view perfetto è quello in cui avete il minimo indispensabile come aiuto di guida e il massimo della visibilità della strada. Questo è il mio consiglio e questo è quello che anche gli esperti consigliano. Ma io vorrei aggiungere un qualcosa di mio. Ricordatevi che la simulazione, alla fine, almeno per quanto mi riguarda e tutti quelli che più o meno mi seguono, è basato su un gioco e quindi gioco uguale divertimento. Quindi se tutti questi point of view, FOV, non vi stanno bene oppure non vi trovate, tornate alle impostazioni che vi piacciono. Non perdete mai d'occhio quello che è l'essenziale della simulazione. Almeno per me della domenica, il divertimento, ragazzi. Poi è ovvio che se volete cercare di migliorarvi, allora seguite il mio consiglio. E vi consiglio anche di testare questo FOV e POV non per 5 minuti, perché c'è comunque un tempo di adattamento, perché comunque potrebbe stranire questo cambio di campo visivo e di punto di osservazione o di vista diverso. Quindi per sortire gli effetti giusti bisogna testarli almeno per un'ora e mezza, in modo tale che il vostro cervello si abitui e anche magari voi. Se poi vedete che realmente non funziona, non vi piace, tornate indietro. Quindi ragazzi, come al solito, lasciatemi un commento qui sotto, se provate e avete effetti positivi lasciatemi un commento, anche se sono negativi, se avete suggerimenti non esitate a lasciarmeli qui sotto nei commenti. Pollice in su se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo prestissimo, anzi ci sentiamo stasera per live del campionato DTM Rebelli in Catania, siamo al Twin Motegi in Giappone, insieme a me Luca Lazzarato e spero anche Alex De Luca. Come al solito iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!